Intanto grazie di essere venuti, siete tanti, la cosa ci fa molto piacere. Io sono Michele Brambilla, sono vice direttore della Stampa e farò da moderatore, oltre che sono qui anche per una breve introduzione, a questo incontro su un tema abbastanza inconsueto, che è la religiosità in Giuseppe Verdi. Di solito di Verdi si parla per tanti motivi, ma non per la sua religiosità. Ce ne parleranno oggi i nostri relatori, che sono, parto dalla fine del tavolo, Egidio Bandini, che voi conoscete già perché è presidente del Club dei 23, cioè l'associazione degli amici di Giovannino Guareschi, che l'anno scorso ha parlato qua con Giorgio Vittadini e i figli di Guareschi del rapporto tra Giovannino Guareschi e Iannacci. Poi vi spiegherò perché è qua, ma lo capirete da soli. Don Adriano Contestabili. Don Adriano Contestabili è il parroco, in realtà di diverse parrocchie, ma in particolare della chiesa di San Michele, giusto? A Roncole Verdi, il paese natale di Giuseppe Verdi. Il maestro Corrado Medioli parlerà con la sua fisarmonica. Mi farà sentire dei brani di Verdi. Allora, il mio compito è quello di introdurre, ma io vorrei farlo cercando di trasportarvi tutti idealmente in un luogo, perché non si può capire Verdi se non si parte dalla sua terra. Verdi diceva di sé: sono e sarò sempre un paesano delle Roncole. Roncole, che adesso si chiama Roncole Verdi, è una frazione di Busseto, provincia di Parma. Quindi stiamo parlando di parmensi, non di parmigiani, perché i parmigiani sono i cittadini di Parma città, e guai a confonderli. Roncole Verdi è un paese dove si concentrano diverse, almeno diciamo due grandi genialità. Una è quella appunto di Giuseppe Verdi, che nasce in una piccola casa che tutti voi potete ancora visitare, che sta esattamente a fianco, parlo di proprio pochi metri, della casa che Giovannino Guareschi aveva trasformato in un ristorante e che oggi è la sede del Club dei 23, gli amici di Giovannino Guareschi. Quindi ci sono questi due grandissimi protagonisti, uno dell'Ottocento e l'altro del Novecento, della cultura italiana, che stanno a pochi metri l'uno dall'altro e respirano l'atmosfera, l'anima, il clima di questa terra particolarissima che è la Bassa. Di fronte alla casa natale di Giuseppe Verdi c'è questa chiesa di San Michele, di cui è parroco Don Adriano, che è una delle due chiese in cui Giuseppe Verdi, bambino, ha cominciato a suonare l'organo. Il prete, il parroco di San Michele, che non era all'epoca Don Adriano, capisce che questo bambino ha del talento e lo segnala a un commerciante di Busseto, che si chiama Barezzi, che poi diventerà il suocero di Verdi, e lo fanno studiare, perché Verdi era un bambino molto povero e quindi senza questo benefattore non avrebbe potuto studiare. Da lì parte una stradina nei campi, in questa pianura per me meravigliosa, un posto dove d'inverno c'è una nebbia tremenda ed d'estate un caldo insopportabile, ma è una terra di persone originali, forse anche perché, come diceva Guareschi, il caldo batte sul cervello. Pensate che la prima domenica d'agosto lì davanti alla casa di Verdi fanno la sagra delle cotiche coi fagioli. Voi immaginatevi il caldo che c'è in quel momento lì. Ecco, da lì parte una stradina che porta a un santuario che si chiama Madonna dei Prati, che è anche quello una frazione di Busseto. È una chiesa, mi pare, del 600, che i cittadini del posto ricordano per un miracolo mariano. C'è un'immagine miracolosa che tutti voi potete andare a vedere. È un posto, ahimè, tenuto malissimo. Bisogna che qualcuno se ne occupi per recuperare questo capolavoro della cristianità. In quella chiesa Verdi comincia a suonare una spinetta. La spinetta è una specie di piccolo organo
alla quale rimarrà affezionato per tutta la vita, tanto che adesso questa spinetta è custodita nella casa di riposo per musicisti che c'è a Milano, fatta costruire da Verdi. Verdi dice che è stata la sua opera più bella. Ora, siccome questa sera questo pomeriggio parleremo della religiosità di Verdi, e Verdi ha fama di essere stato un grande anticlericale, ma non un grande ateo, perché sono due cose diverse, voglio raccontarvi un episodio che è legato drammaticamente alla fama di anticlericale che si è fatto Verdi e a questa chiesa che si chiama Madonna dei Prati. Ora, quando Verdi era bambino, faceva il chierichetto in questo santuario Madonna dei Prati, e un giorno si era distratto durante la messa e il parroco, che si chiamava Don Masini, lo ha ripreso con due ceffoni. Allora si racconta che Giuseppe Verdi bambino gli rispose in malo modo, in parmense, at vena saeta, qualcosa, traduci, sì. Tu che sei. Beh, effettivamente... Come si... Si sente, sì, grazie. No, effettivamente in bussetano gli ha detto catnis un fulmin, cioè ecco, che ti prenda un fulmine. Che ti prenda un fulmine. Che cosa succede? Succede che il 14 settembre del 1828, durante la festa patronale, c'è una messa e davvero un fulmine cade sulla chiesa di Madonna dei Prati e ammazza 6 persone, 4 preti, tra i quali questo Don Masini, e 2 persone. Ora voi penserete che questa è una leggenda metropolitana, ma non è vero, perché dalla cronaca del registro della chiesa leggo questo articolo che si intitola Avvenimenti funesti, in cui si racconta: destatosi fiero temporale mentre verso le 3 pomeridiane si incominciavano i vesperi, un fulmine caduto uccise 4 preti e 2 scolari. Restava nel mezzo il prevosto di Roncole, Don Pietro Montanari, ed è rimasto illeso, quindi il predecessore di Don Adriano è stato miracolosamente salvato. A mano destra e presso di lui Don Pietro Ozzi, arciprete di Frescarolo di anni 60, rimasto morto, era seduto ed in aspetto di uomo che mediti. Presso di questo e dalla parte del Vangelo, steso per terra morto, ma senza nessun segno, Don Luigi Menegalli, arciprete di Semoriva di anni 50. Vicino a questo disteso, pure per terra e morto, senza alterazione del corpo, Francesco Luzzi, d'anni 36 circa, sarto di professione, di Santa Croce di Zibello, senza segni esteriori. Seduto poi, quasi presso la portiera che mette nel santuario, morto, ma con sembianza d'uomo che placidamente dormisse, Bianchi Gaetano, nubile, sarto di professione, di anni 25 delle Roncole. Dalla parte dell'epistola, steso per terra, annerito, Don Bartolomeo Orioli, arciprete di Spigarolo, di anni 40. Presso questo, morto, ma seduto, ed in aspetto di uomo che soffra grandi dolori, e senza nessuna ferita, stava il cadavere di Don Giacomo Masini, cappellano di Roncole di anni 50. Ora, questa è una cronaca vera, scritta con lo stile che avete sentito dell'Ottocento, sì, che racconta un episodio drammatico che Verdi non ha mai dimenticato per tutta la vita. Tira una maledizione, la maledizione si compie, e questo contribuisce ad alimentare per sempre la fama di un Verdi anticlericale, che era effettivamente anticlericale, ma anche di un Verdi anticristiano, che non è così. Adesso però Egidio Bandini, che è del posto, ci racconta come da anziano poi Giuseppe Verdi ricorda questo episodio. Sì, Giuseppe Verdi, intanto grazie di essere venuti, buonasera a tutti. Giuseppe Verdi, con un pizzico di civetteria, ricordava gli amici che gli dicevano: sì, ma tu da bambino hai augurato un fulmine al prete, quello poveretto è rimasto fulminato davvero. E lui, con un pizzico di civetteria, diceva: sì, ma è stato il giusto castigo di Dio. In realtà questa è una leggenda. Sta di fatto che poi Giuseppe Verdi, però, molto autobiograficamente, se vogliamo, in Rigoletto ad un certo punto mette in bocca al buffone le parole: come fulmine scagliato da Dio te colpire, il buffone saprà. E quindi probabilmente c'è anche un fondo di questa leggenda nella musica che sentiremo adesso dal maestro Medioli, che da Rigoletto è Si vendetta.
Adesso Don Adriano, che è un convinto sostenitore della religiosità di Verdi. A parte il fatto, grazie a tutti voi, siete troppi, io sono un po' emozionato perché sono un povero parco di campagna, non sono né un musicologo né un musicista, però Dio mio benedetto, sono un innamorato di Giuseppe Verdi da quando avevo 8 anni. Un anno fa a Madonna Prati, nel convegno che tutti gli anni si tiene la prima settimana di settembre, questo signore che ho alla mia destra mi obbligò a rispondere dicendo: perché ami Giuseppe Verdi? Voi sapete che l'amore non è unilaterale, l'amore nasce sempre da un rapporto a due. È così anche con nostro Signore Gesù Cristo. Se non scopro che Lui mi ama, difficilmente riesco ad imparare che cosa significa amarlo. E allora amo Giuseppe Verdi perché attraverso la sua musica e le sue opere io mi sento amato da lui, perché lui canta se stesso e quindi canta tutti i sentimenti dell'uomo, canta tutti i sentimenti dell'umanità. D'Annunzio, quando Verdi è morto, disse: cantò e pianse per tutti, ed è vero. Se voi ascoltaste Giuseppe Verdi nelle sue opere e lungo il suo cammino, potete scoprire quanto lui non solo canta l'umanità, ma canta tante volte, ed è per quello che arriva ai capolavori. Canta se stesso, i suoi dolori, che sono stati tanti, le sue gioie, le sue passioni, la sua drammaticità nel cammino della fede. Ed è proprio cercando di capire il suo linguaggio operistico che io, appassionato di Verdi, ho cercato di capire Verdi, che è un grande mistero come tutti i geni, per cercare di capire la mia umanità e quindi nel frattempo cercare di capire e comprendere il suo cammino di fede, che è stato tribolatissimo come tanti di noi. Dimentichiamo troppo spesso, quando parliamo di Verdi, perché parliamo sempre della sua seconda moglie, la signora Strepponi, che è stato sposato per 4 anni precedentemente con una figura straordinaria di ragazza di Busseto, Margherita Barezzi. Una fanciulla straordinaria che l'ho amato appassionatamente, al punto tale da sacrificare la sua vita pur di stargli accanto e permettergli di finire di fare la sua seconda opera. È morta giovanissima per encefalite a 26 anni e Verdi in 2 anni perse 2 figli piccoli e la moglie. Pensate in quale tragedia umana il suo spirito si trovava e forse anche la sua fede un attimo ha traballato. Però dice, scrive lui, che quando lesse il libretto del Nabucco, il Va Pensiero, in quel periodo stava leggendo la Bibbia. Significa che cercava delle risposte. Dico un'ultima cosa, perché assolutamente Verdi non era ateo. Aveva una devozione per la Madonna straordinaria. E quando uno è devoto alla Madonna, difficilmente perde la fede. Può avere dei dubbi, dei tentennamenti, degli interrogativi. Ma la Madonna non gli molla mai la mano. E Verdi ha avuto questo, di sapere cantare l'amore per Maria fin dall'inizio. Dopo il Va Pensiero, scusate una mia parentesi, Michele, perché è un mio pensiero, io stradoro Margherita Barezzi, perché è la donna che ha sacrificato mente la vita per lui. E sono convinto che in quell'abisso di dolore in cui lui si trovava e ha visto la frase del Va Pensiero dal Nabucco, si dice che ha pensato all'Italia, al Risorgimento. Ma che capero!
era un uomo distrutto dal dolore per la perdita dei figli e della moglie. Che volete che gli interessa lui dell'unità d'Italia nel 42? In quel momento, scusatemi, è un'idea mia, va a pensiero sull'ali dorate, è andata alla sua patria, e la sua patria vera era sua moglie, i suoi figli, Antonio Barezzi. Grazie, che ne sono profondamente convinto. Quindi uno che ha nell'anima questo non può essere ateo. Ma passiamo, perché non voglio passare la pensiero, concludo, perché voglio passare la parola al mio amico Bandini. C'è una cosa che lui nella sua seconda opera, che era I Lombardi, la prima Cocciata, compose, ed è la sua prima Ave Maria in un'opera. Ebbene, qualche tanto anno dopo, l'editore francese delle sue opere, Scudier, passò a Sant'Agata a salutare Verdi. Verdi era tornato da Venezia e si era ammalato, era molto fragile di bronchi, e quindi era ammalato seriamente a letto. E Scudier, avvicinandosi alla casa, sentì Verdi al pianoforte suonare e cantare l'Ave Maria dei Lombardi. Se questo è un ateo, lascio decidere a voi. Grazie Don Adriano, che tra l'altro ha fatto cenno a un altro luogo che è tutto lì vicino, in pochi chilometri, che è Villa Sant'Agata, che è a Villanova sull'Adda, provincia di Piacenza, perché Verdi aveva voluto varcare il confine perché non si sentiva compreso dai suoi, dicono. Quella è una villa dove Verdi viveva poi con la seconda moglie, la Strepponi, e dove aveva la sua attività secondaria di possidente terriero, aveva mi pare 900 ettari di terra, una cosa così. E lo dico perché chi di voi capitasse da quelle parti vada a vederla, perché è aperta al pubblico, si può visitare. Villa Sant'Agata è un prodigio di macchina del tempo, cioè sembra veramente di andare nell'Ottocento. Ci sono ancora tutte le cose come erano allora, le carrozze, la ghiacciaia, il riscaldamento inventato da Verdi dopo un viaggio in Russia, era tutto un sistema di aria calda che gli aveva fatto vedere lo zar, che lui aveva costruito in casa, la sala del biliardo. È veramente un gioiello. C'è anche la camera da letto dove Verdi aveva un crocifisso davanti, se non sbaglio anche un'immagine mariana, e aveva di fianco al letto un tavolino in cui si doveva, in qualunque momento della notte avesse avuto un'intuizione di una musica, alzare per scriverla. È veramente anche questo un luogo che racconta di un genio straordinario della nostra cultura. Egidio Bandini è l'uomo che mi ci ha portato in questi posti, me li ha fatti conoscere tutti, ama profondamente quella terra Verdi, e adesso lui ci parlerà di Verdi nelle sue opere, la religiosità di Verdi nelle sue opere. Grazie Michele, sì, effettivamente c'è qualcosa che ripercorre tutta la vita di Verdi, perché la prima musica che Verdi compone, giovanissimo, è una messa che lui va ad eseguire in quel di Croce Santo Spirito, altro paesino vicino a Villanova, vicino a Sant'Agata. Addirittura c'è una cartolina da noi che ritrae Verdi seduto all'organo di quella chiesa, e sotto c'è scritto: Verdi, dodicenne, esegue in pubblico la sua messa per la prima volta. Qualcuno potrebbe sostenere che non fosse vero, ma invece a dircelo è lo stesso Verdi all'età di anni 83. Perché nel 1895 Giuseppe Verdi risponde a Caterina Pigorini Beri, una nobildonna di Parma, che le scriveva per augurargli il buon compleanno per San Donnino. Dunque, se sapessi scrivere bene, le direi chissà quante belle cose. E lasciando da parte San Donnino, le parlerei di altri santi, di diavoli, di arti e perfino di politica, che detesto di giorno in giorno sempre di più. Ma ahimè, nato povero in un povero villaggio, non ho avuto mezzi di istruirmi in nulla,
mi hanno messo sotto le mani una meschina spinetta e qualche tempo dopo mi sono messo a scrivere note, note sopra note e nient'altro che note. Ecco tutto. Il peggio è che ora, a 82 anni, dubito forte sul valore di quelle tante note. È un rimorso per me, è una desolazione. Fortunatamente, a 82 anni, c'è poco da desolarsi. Barcarola dai due Foscari. Uno degli aspetti che certamente sono più conosciuti di quella che può essere considerata una delle tante facce della religiosità, della fede di Giuseppe Verdi è certamente la generosità, la carità che il maestro aveva. A parte la casa di riposo per i musicisti, di cui ha già detto prima Michele Brambilla, Giuseppe Verdi finanzia e fa costruire un ospedale a Villanova sull'Arda, dotandolo di rendite immense. Fa costruire finanzie a Cortemaggiore un asilo infantile per i bambini e la prima scuola elementare e continua a fornire risorse a queste sue opere di carità. Ma non solo. Attorno alla metà del 1850 Giuseppe Verdi intreccia un'amicizia con il dottor Vigna, il dottor Cesare Vigna, era originario di Viadana, quindi anche lui delle vicinanze del Po, e faceva lo psichiatra, allora li chiamavano alienisti, a Venezia. Questo dottor Cesare Vigna aveva una caratteristica particolare, utilizzava per il sollievo dei propri pazienti la musica. Ed è ipotizzabile, anzi quasi certo, che Giuseppe Verdi, spesso a Venezia, tra l'altro, per la rappresentazione delle proprie opere, abbia collaborato fattivamente per dare il via a quella che sarebbe poi diventata la musicoterapia, non soltanto per le malattie mentali, per l'amor del cielo, ma anche come cura per la depressione ed altri disordini di ordine neurologico. Quindi Giuseppe Verdi aveva anche questo dalla sua,
questo suo spontaneo mettersi a disposizione di chi era più debole, di chi aveva bisogno, senza chiedere nulla, anzi, risultando a volte molto duro, con il suo factotum all'ospedale di Villanova, lui spesso scriveva dicendogli: mi riferiscono che date del vino cattivo, che il riso non è di prima qualità, che il pane non è ben cotto. Quando ritornerò vi farò vedere io. C'era uno che amava anche che tutto fosse come egli aveva stabilito fosse. Anche in queste sue opere di carità, per le quali non si vantava mai, l'unica cosa che ebbe a dire della casa di riposo per i musicisti, disse: è l'opera mia più bella. Quindi è la 28ª opera di Giuseppe Verdi ed è l'opera sua più bella, la casa di riposo per i musicisti, tuttora attiva a Milano. Una delle cose straordinarie dell'umanità, del dramma che Verdi ha vissuto e di questo suo tormento, di questo percorso cui faceva cenno Don Adriano, la possiamo leggere nella Traviata. La Traviata è un'opera molto semplice per una parte e complessa per l'altra. Tra l'altro la protagonista, Marie Duplessis, che era la signora delle camelie del romanzo di Dumas, aveva avuto proprio negli ultimi istanti di vita la consolazione della musica. Consolazione della musica di un certo livello, perché a suonare il pianoforte per lei c'era un tale Franz Liszt. Quindi si presume che la signora godesse certamente di un qualche privilegio. Allo stesso modo però Giuseppe Verdi, nel salone di casa Barezzi, ecco perché Don Adriano faceva riferimento all'amore, all'affetto che mai dimenticò per Margherita Barezzi e per il padre Antonio, che lui riteneva un suo secondo padre, Verdi nel salone di casa Barezzi suonò al pianoforte il Va pensiero a confortare proprio le ultime ore del suocero, che sentendo queste note sussurrò in dialetto bussetano: alme Verdi, il mio Verdi. Ispirandosi alla Margherita Gautier di Dumas, al dramma di quella donna che fu Marie Duplessis, Verdi, sostiene Giancarlo Moscatelli, compose l'opera che traccia la sua autobiografia del sentimento, Traviata, un profondo, accorato messaggio d'amore che sta tutto in quel rincorrersi di note nell'ouverture, che piano piano diminuiscono di numero, finché alla fine, sul pentagramma, non ne rimane che una sola, l'ouverture del terzo atto di Traviata. Thank you.
Un altro degli aspetti della generosità e della carità di Giuseppe Verdi era quello di riuscire a dare lavoro. Anche questo per lui voleva dire esprimere la propria fede nella provvidenza che utilizzava anche egli stesso per aiutare chi aveva bisogno, chi era più debole. Uno dei grandi amici di Giuseppe Verdi era il conte Opprandino Arrivabene, che anche lui era parlamentare. Nel 1881, quindi Verdi era già anziano, il maestro scrive al conte Arrivabene: «Tu dirai cosa diavolo vado a fare in campagna, ma tu sai che sono in fabbriche, che l'anno passato ho fabbricato una cascina e quest'anno due ancora più grosse, e che sono là circa 200 operai che hanno lavorato fino ad oggi e ai quali ho dovuto dare disposizioni per lavorare in avvenire appena il gelo lo permetterà. Sono lavori inutili per me, perché queste fabbriche non faranno che i fondi mi diano un centesimo di più di rendita. Ma tanto tanto la gente guadagna e nel mio villaggio la gente non emigra». Pensate all'attualità di un'affermazione di questo genere. Una fede che è cresciuta nella sua terra, è cresciuta lì a Busseto, a Villanova, a Sant'Agata, nei posti dove riusciva a far vedere qual era la sua generosità. Ma una fede che comunque traspariva, al punto che Arrigo Boito, che rimase vicino al maestro Verdi fino alla morte, scrive a Camille Bellag: «Egli ha dato l'esempio della fede cristiana per la commovente bellezza delle sue opere, per l'osservanza dei riti. Ti devi ricordare la sua bella testa abbassata nella cappella di Sant'Agata. Sapeva che la fede è il sostegno dei cuori ed una delle più belle preghiere in musica per me, per noi, che siano mai state scritte, è appunto un inno alla Vergine. Verdi la scrisse per la forza del destino e si intitola La Vergine degli Angeli». È il mio brano preferito. La Vergine degli Angeli che avete appena ascoltato, come vedete, è ancora una volta
una preghiera che Verdi innalza alla Madonna. L'amore per Maria, non dimentichiamolo mai, in Verdi è sempre stato dall'inizio alla fine ed è quello che forse gli ha permesso di superare i grandi traumi nei confronti della fede per tutti i dolori che aveva dovuto passare. Nella forza del destino lui scelse quest'opera proprio perché rappresentava tanto della sua vita. A un certo momento fa cantare dalla soprano: pietà di me, Signor mio Dio, non abbandonarmi. È il grido di Verdi che quando fa cantare pace, pace mio Dio, fa capire e comprendere, non è tanto le frasi, è la musica che ti fa capire il dramma del suo cuore e ti fa capire che il suo cuore non è ancora pacificato. Io sono convinto che lui fino alla fine, come diceva Egidio, c'è Margherita, questa donna straordinaria che lui non ha mai dimenticato, che ha sempre amato. Ha avuto una passione straordinaria per la Strepponi, ma passata la passione è rimasto l'affetto. L'amore vero era Margherita, che non ha mai, mai dimenticato. E guardate caso, proprio siamo nel 1862, Verdi comincia ad avere uno squarcio di luce nella sua vita. E che cosa riesce a fare? Una cosa, Egidio, che non ha mai fatto, l'opera comica, no? E riesce nella forza del destino a creare il personaggio estremamente comico di Fra Melitone. Vuol dire che il suo cuore, la sua anima, si sta aprendo ad una luce, ad una speranza che prima non c'era. E concludo, perché la mia passione è l'Aida, Michele è l'Aida in questo senso. Poi passo la parola a Egidio perché ne sa 10 volte più di me. Ma io dico solo i miei pensieri, le mie riflessioni. Ascoltando Aida, fin da quando ero alto un soldo di cacio, lo sono ancora, ma ero ancora più soldo di cacio, e quando sentii l'inno Aftà, io dico: questa qui è la più grande preghiera che abbia mai sentita rivolta a Dio. Certo, è in Egitto, Verdi usa tutto ciò che di esotico rappresenta la sua opera, però quando canta l'inno di Aftà, che era il dio degli Egizi, le parole, ve ne dico un pezzo, sono straordinarie anche per noi, lui canta veramente il bisogno che ha di abbandonarsi a Dio. Dice: immenso Ftà, potremmo dire immenso Dio, del mondo spirito animatore, noi ti invochiamo. Immenso Ftà del mondo spirito fecondatore, fuoco increato, eterno, onde ebbe luce il sol. Tu che dal nulla hai tratto l'onde, la terra, il cielo, noi ti invochiamo. Vita dell'universo, mito di eterno amor. Verdi canta Dio e lo invoca perché vuole arrivare a quella fede, a quella pace che desidera tanto. Però c'è un però, vero Egidio? C'è un però, perché poi sì, la fede... C'è un però perché comunque, come tutti gli uomini di cultura dell'Ottocento, Giuseppe Verdi era per certi versi anticlericale. E quindi nella stessa opera, in Aida, a un certo momento Amneris si rivolge ai sacerdoti. È vero che anche questi sono sacerdoti egizi, ma in realtà il bersaglio era molto meno esotico, secondo me, dicendo niente meno che: empia razza, anatema, su voi la vendetta del ciel scenderà. Quindi questo era un po' quello che combatteva Verdi dentro di sé. Rimane il fatto che Giuseppe Verdi ad un certo momento incontra Alessandro Manzoni, grazie ai buoni uffici di Giuseppina Strepponi, che era sua moglie, che era quella che poi aveva toccato in misura diversa, ma altrettanto profondamente forse, il cuore del maestro dopo Margherita Barezzi. Lei lo chiamava il mago, addirittura, a volte anche l'orso di Roncole, perché il carattere era un po' spigoloso.
Ma Giuseppina Strepponi riesce ad un certo momento a ricondurlo non soltanto al fatto di avere fede, di ritrovare la fede, di credere ancora nella provvidenza, ma addirittura di partecipare ai riti religiosi. E questo lo racconta il grande tenore Tamagno, il quale ad un certo momento arriva a Genova, cerca Verdi nei luoghi dove lo trovava di solito, magari un caffè, e non lo trova. Lo trova all'uscita della chiesa dell'Annunciata. Aveva finito di ascoltare la messa. E Verdi, alla meraviglia di Tamagno, che è rimasto stupito di vederlo uscire dalla chiesa, dice al tenore: per voi altri signori canterini non vi è altro santuario che il teatro. Caro Tamagno, dopo tanti dolori e tanti clamori, le ore che passo vicino a Dio sono le più dolci per me. Mi ero un po' sbandato, ma a lui mi ha ricondotto la Peppina. E una delle arie dove Verdi parla di questo ricondursi a Dio è quella dei Lombardi alla prima crociata: o Signor che dal tetto natio. Se Verdi era, anzi è Verdi, lo si deve in buona parte, come diceva Michele Brambilla nell'introduzione, alla nostra terra. Una terra che, diceva lo stesso maestro, simile a sé l'abitator produce. E questa terra è una terra sanguigna, una terra forte, gente di carattere, gente anche dal punto di ebollizione abbastanza basso, gente che prende fuoco piuttosto facilmente. Una terra dove il sole d'estate è caldissimo, dove d'inverno c'è una nebbia che non ci si vede a un metro di distanza,
Però una terra che cattura, una terra che prende, ve lo può testimoniare Michele, perché lui è arrivato alla Bassa per lavoro, chiaramente fa il giornalista, quindi è venuto da noi per fare dei servizi, e di questa terra è diventato un figlio adottivo. L'abbiamo adottato un paio di settimane fa, noi del gruppo Amici di Guareschi, a Fontanelle, nel paese natale di Giovannino. Ma Verdi comunque dimostrava in un modo tutto suo questo attaccamento alle sue cose, alla sua terra, alla propria vita, a quella villa che aveva costruito Sant'Agata a sua immagine e somiglianza, perché questo è vero, è un'altra delle sue opere, anche Villa Sant'Agata, non può essere esclusa. Però ad un certo momento il mago, siccome aveva un caratterino abbastanza vivace, dice, scrivendo ad un amico: io detesto tutte le tirannie e specialmente le domestiche. Ora i gran giardinieri, i gran cuochi, i gran cocchieri sono i veri tiranni di una casa. Con questi voi non siete più padrone di toccare un fiore del vostro giardino, di mangiare un semplice uovo con l'insalata, di adoperare i vostri cavalli se piove, se fa troppo sole, eccetera eccetera. No, di tiranni in casa basto io solo, e so ben io la fatica che mi costo. Peraltro io sono un tiranno che finisce a far sempre quello che non voglio. Ne volete una prova? Io scrivo opere, è la cosa che vorrei fare meno di tutte. Quindi voi capite come l'amore per la propria terra, per la propria casa, per la propria gente fosse addirittura in lui più forte dell'amore per la musica. In realtà poi non era esattamente così, perché Verdi era innamoratissimo della musica. E Pignolo al punto che voleva sempre che fosse suonata, eseguita come l'aveva scritta. Lui non perdonava alcuna libertà né ai direttori d'orchestra, né ai musicisti, né ai cantanti. Ad un certo momento arriva una prova difficilissima. Nel 1887 a Milano iniziano le prove dell'Otello. Verdi è impegnatissimo ad ottenere il meglio da quest'opera che ha scritto 17 anni dopo l'Aida, un'opera che gli è costata una fatica immensa, che ha scritto a causa delle insistenze di Ricordi, che addirittura Natale continuava a mandargli quel dolce che si chiama Moretto per ricordargli che doveva scriverlo sto Otello. I contrabbassisti non riescono a superare un passo ritenuto di estrema difficoltà, ma anzi di esecuzione impossibile. Il maestro viene informato della cosa e risponde: ah, non si può eseguire quel passo? Va bene, per oggi saltatelo, lo cambierò. Dopo pochi giorni l'orchestra vede entrare un nuovo contrabbassista, un omone grosso e tozzo con un faccione rotondo e allegro. I professori ridacchiano fra di loro mentre Eustachio Pinetti, questo il nome, si mette in orchestra. Arrivati al passo ineseguibile, dirigeva Verdi, Pinetti lo supera con estrema disinvoltura. Ai professori rimasti interdetti, Verdi, sorridendo, disse: così, signori, si suona a Parma. E arriva la sera della prima dell'Otello a Milano, alla Scala. Il successo è incredibile. Fuori dal teatro ci sono 2000 persone che staccano i cavalli e portano a mano la carrozza di Verdi all'Hotel de Milan. Il sindaco Gaetano Negri gli conferisce la cittadinanza onoraria della città. È un trionfo. E dice a Verdi: l'aspettiamo presto, maestro, con una nuova opera. Ma Verdi, da par suo, risponde: la mia carriera è chiusa, non è vero, perché poi scriverà il Falstaff. Fino a mezzanotte sono ancora il maestro Verdi. Poi ritorno il contadino di Sant'Agata. Dalla Traviata, Brindisi. Thank you.
non abituatelo male. Oltre le due bellissime preghiere scritte da Verdi, mi sarebbe venuto da dire, signori, così si suona a Parma. Oltre le due bellissime preghiere scritte da Verdi nel 1858, quella tratta dalla Delchi di Manzoni e i quattro pezzi sacri, certamente la massima espressione della fede e del timore di Dio del maestro, senza dubbio, è la messa di Requiem, scritta per la morte di Alessandro Manzoni. Anche qui però Verdi dimostra una sorta di modestia, di poco desiderio di apparire, di volontà di essere comunque capito per ciò che stava facendo. È vero che lui scrive la messa per Manzoni, che addirittura aveva chiamato quel santo dopo averlo conosciuto. È vero che si sente trasportato da questa musica. Il Dies Irae della messa di Requiem di Verdi è qualcosa di sconvolgente. Però a un certo momento Verdi scrive all'amico francese Camille Dulocle il 28 febbraio del 1874: io lavoro alla mia messa e proprio con gran piacere. Mi pare di essere diventato un uomo serio e di non essere più il pagliaccio del pubblico che con un gran tamburone e una grossa cassa grida avanti, avanti, venite, venite. Voi capirete che ora sentirmi parlare di opere, la mia coscienza se ne scandalizza e mi faccio presto presto il segno della croce. Che ne dite? Non siete edificato di me? Questo è il Requiem. È una composizione di una forza inaudita, è una composizione che tra l'altro sottolinea con questa musica straordinaria l'abbandono, il segno dell'inquietudine spirituale ma anche dell'anelito verso Dio. Il libera me Domine, tu che perdonasti la Maddalena ed esaudisti il buon ladrone, hai dato speranza anche a me. E le parole di Sant'Agostino: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Questo Verdi cercava, questo Verdi voleva con la sua messa, componendo la quale, pensando alle opere, per non incorrere nel rischio di mettere qualche cosa di lirico in una composizione così importante, si faceva il segno della croce. Dalla messa di Requiem ingemisco.
Corrado, nel tuo splendido repertorio verdiano hai l'Ave Maria dell'Otello. Allora, stavamo discutendo prima con Egidio chi cantava meglio l'Ingemisco di Verdi e ci siamo messi d'accordo che il più grande era Carlo Bergonzi, ma non per nulla è di Vida Lenzo. Cioè, in piena terra verdiana, tanto vero che i genitori di Verdi sono sepolti nel cimitero di Vida Lenzo. E arriviamo al 1887, che è l'anno dell'Otello. Sono passati 16 anni. Verdi, dopo la Ida, non voleva più comporre. Pensavamo che fosse il suo testamento finale, invece no. Come diceva Egidio, ricordi, riesce a convincerlo. Ci mette le manine anche la Strepponi, Boito, cioè, e riesce a comporre questa meraviglia straordinaria che è Otello. Ma dal punto di vista della religione, quello che mi interessa è che sono anni, ormai Verdi è molto anziano, naviga verso gli 80 anni. La vita in lui direi che si è placata, la fede sta recuperando un terreno amplissimo. Il suo carattere ombroso, anche direi molto ombroso, e a volte addirittura molto duro, la Strepponi ne sapeva qualcosa, si stava ammorbidendo. Per Desdemona, la protagonista di Otello, compone un'Ave Maria. Un'Ave Maria così, scusate, ma così colma di amore fidente, di malinconica venerazione, che mi pare debba considerarsi dal punto di vista della religiosità di Verdi il suo più alto canto di amore, di fede e direi di più, di speranza. Maestro, maestro, l'Ave Maria. Thank you.
Nel 1897 muore Giuseppina Strepponi e il maestro, il mago, come lei lo chiamava affettuosamente, si sente inevitabilmente più solo. Predispone il testamento e detta le sue volontà per l'ultimo viaggio. I miei funerali dovranno essere fatti all'Ave Maria del mattino o all'Ave Maria di sera, senza cavalli e suoni, con un prete e due candele. E voglio essere seppellito nel cimitero del mio villaggio, in una modestissima tomba che spero poter far costruire io stesso. Così non fu. Giuseppe Verdi ha chiuso alle sue spalle il grande cancello di Villa Sant'Agata sul finire del 1900, ma è stato un arrivederci e non un addio. Basta entrare nella grande casa per scoprire che Verdi non se n'è mai andato veramente da quelle stanze. Il mago e la Peppina, il maestro e Giuseppina Strepponi, sono ancora qui, intenti a discutere di rose e di cavalli, di pavane e di cabalette, di manzoni e di rossini, prima di accogliere gli ospiti nel salotto rosso per un vermouth e l'immancabile caffè, il balsamo del cuore e dello spirito che il maestro preparava sempre personalmente. Peppino e la Peppina, inevitabilmente eternamente insieme, nel modo più originale, quasi melodrammatico. Le loro mani si sono ritrovate dopo 150 anni proprio a Sant'Agata. Sono le mani in marmo posate all'estremità dello scrittoio di Verdi. A sinistra quella di lui, a destra quella di lei. Entrambe le mani furono create in una stessa città, Firenze, e da un unico artista, Giovanni Dupré. La mano di Giuseppina ha dovuto pazientare perché le fosse concesso di sfiorare di nuovo le dita del maestro. Di collezione in collezione ha atteso che la voce di Villa Verdi richiamasse Franco Zeffirelli, l'ultimo dei suoi proprietari, melomane, verdiano e profondamente cristiano. Nel 2001, infatti, mentre era ospite della villa, il grande regista notò la mano del maestro posata sullo scrittoio e ne avvertì l'insostenibile solitudine. Senza bisogno di pensarci più a lungo, donò agli eredi di Verdi l'unica mano che avrebbe potuto tenerle compagnia. Ma di certo sono le rime della canzone che Gabriele D'Annunzio scrisse quel 27 gennaio del 1901 a ritrarre come meglio non si potrebbe tutto ciò che Verdi era. Ci nutrimmo di lui come dell'aria libera e infinita, cui dà la terra tutti i suoi sapori. La bellezza e la forza di sua vita, che parve solitaria, furono come su noi cieli canori. Egli trasse i suoi cori dal limo gorgo dell'ansante folla, diede una voce alle speranze e ai lutti, pianse ed amò per tutti. Va pensiero. Cantiamo tutti insieme, che vuoi? Thank you.
No, fermi. Fermi tutti. No, adesso abbiamo parlato di Giuseppe Verdi, abbiamo parlato di cose serie, abbiamo ascoltato della musica classica, operistica, ma comunque musica molto seria. Ma siccome noi veniamo da Parma, abbiamo una certa quale tradizione di musica popolare. Musica popolare che tra l'altro ha visto come protagonista un poveretto che era un violinista cieco che si chiamava Augusto Migliavacca, il quale Augusto Migliavacca, pur famoso alla sua epoca, suonava nei locali di Parma, facevano addirittura dei concorsi per capire quale dovesse essere il trio che guadagnava quei 4 centesimi che pagava il titolare del locale per le esibizioni. Ma questo Augusto Migliavacca, poveretto, ha avuto la malaugurata idea di morire nel 1901, l'anno in cui è morto Verdi, per cui di Verdi si sono ricordati tutti, di Migliavacca nessuno. Fatto sta ed è però che Augusto Migliavacca ha composto uno dei brani più eseguiti al mondo, che è la famosa Flora, lui l'aveva intitolata così, ma che è molto più conosciuta come la Mazurca di Migliavacca. Un brano straordinario per un motivo molto molto semplice, al di là della musica che è bella e trascinante, ma per un motivo molto semplice, perché è un pezzo che comincia sempre e non finisce mai, volendo, è chiaro che poi lo facciamo finire. Per cui, maestro, io direi che come omaggio a Parma, Verdi e Augusto Migliavacca, ci sta Flora di Augusto Migliavacca. Thank you.
Signori, così si suona a Parma. Arrivederci, grazie a tutti.